Quello della continuità scolastica è uno dei problemi da anni più dibattuto a livello nazionale, perché il passaggio da un ordine all'altro è tra le cause più frequenti di disagio, di insuccesso, di ripetenze, di dispersione scolastica. La nascita degli istituti comprensivi ha facilitato il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, ma rimane ancora aperto il problema del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Fino ad oggi sono poche le iniziative che puntano sulla progettazione condivisa di percorsi didattici che coinvolgono gli insegnanti della secondaria di primo e di secondo grado, nonostante appunto nel primo biennio si concentri la percentuale più alta di abbandoni, di ripetenze e di passaggi ad altri corsi. Inoltre, proprio in questi 2 anni che si radicano i processi che poi portano a generare il fenomeno dei NEET, Not in Education, Employment and or Training, cioè praticamente quei ragazzi che non sono inseriti nel mondo del lavoro, ma neanche in un percorso di istruzione o di formazione. Ma perché c'è questo disagio negli anni ponte? Ma la mancanza di dialogo tra i due cicli di istruzione porta inevitabilmente a una segmentazione del progetto formativo che invece dovrebbe accompagnare in maniera uniforme l'alunno dalla scuola dell'infanzia al termine della scuola secondaria di secondo grado e quindi porta inevitabilmente a una non uniformità e ma talvolta anche a ripetitività che rendono poco agevole il percorso scolastico. Quindi è fondamentale aprire il dialogo tra il primo e il secondo ciclo per favorire appunto il successo formativo e diminuire in maniera drastica la dispersione scolastica. Garantire a ogni studente la continuità didattica e formativa significa attenuare e superare i disagi che possono presentarsi nel passaggio fra i due cicli di istruzione. Le linee guida ministeriali 2022 per l'orientamento scolastico nel contesto nazionale hanno appunto questo scopo di rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo per una scelta consapevole e ponderata che possa valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascun alunno. Quindi è necessario anche tenere presenti le certificazioni ministeriali delle competenze, il PEKUP al termine del 5º anno della scuola secondaria di secondo grado, individuare quali sono gli aspetti di debolezza di un curriculum segmentato e focalizzare l'attenzione sulla valenza formativa della continuità dinamica e flessibile dei nodi concettuali delle discipline. Ma anche è necessario saper organizzare degli ambienti utili a facilitare le situazioni di apprendimento e daremo anche una procedura concreta su come appunto realizzare un curriculum verticale. Questi e molti altri suggerimenti nel corso di formazione, il curriculum verticale per un progetto formativo uniforme dai 3 ai 19 anni.